Ciao a tutti, burri cacao preferiti che mi piacciono un sacco e una piccola review di ciascuno. Iniziamo da quello che ho creato io, quello con burro di cacao, olio di mandorle dolci. L'avevo creato secondo una ricetta di Carità dolce deve essere. Comunque io l'ho quasi terminato, poverino, è rimasto pochissimo. Se lo volete fare vi metto il video dove li facevo, mi sembra, se ce l'ho lo metto. E questo è uno dei miei preferiti perché è fatto da me e fatto a voi, quindi dovrebbe essere non preferito. Poi questo è un pochino più pastosino, un po' più tipo pomata, però se lo scaldate sulle labbra si scioglie e vi dà un'eterna idratazione. Poi quello della Yves Rocher alla vaniglia, che ha un profumo spettacolare. Buonissimo. Anche questo l'ho utilizzato un bel po', infatti l'ho finito, che l'avevo messo in un tipo scrub fai da te. No, se riesco a farvi vedere l'effetto, magari l'effetto parla da solo, no? Molto emolliente, idratante, ma sembra un po' appiccicosino, però la profumazione è buonissima, l'idratazione non è a lunga tenuta, però sono ottimi, poi costano abbastanza poco, quelli da Yves Rocher poi hanno un sacco di profumazioni. Poi, quello che ho comprato della I Provenzali, forse è l'unico prodotto dei Provenzali che mi piace, lo stick labbra all'olio di mandorle. Infatti l'ho finito, quasi finito. Anche questo però ha una consistenza più dura, cioè dovete scioglierlo. Adesso non si vede da sopra, però una consistenza un po' più pastosina, più dura, che si deve sciogliere a contatto con le labbra, però idrata per più tempo. Come questo della Cian Milk e Honey, che mi ricordava il labello con il latte miele, anche questo l'ho utilizzato, ce n'ho più di uno perché avevo preso il pack da più prodotti. Questo è molto emolliente, molto morbido e dà molta più idratazione alle labbra. E poi finiamo con i nuovi entrati, che sono i labello, quelli della nuova formulazione, Soft Rosé e Blackberry Shine. Adesso vi faccio vedere così è meglio. Vi faccio vedere Blackberry Shine e Soft Rosé, ma ci sono diverse tonalità. Una è che dà un aspetto rosato, questa è un po' più rossa. Ve la faccio vedere adesso, ho applicato gli altri, però si dovrebbe notare un minimo di rosato. Questo invece dà più sul rossicciato, si vede molto di più. Hanno delle profumazioni poi allucinanti. Vedete qua, dà
effetto rosato, che adesso non si vede con la base sotto, però qui è sull'effetto rosso e qui sopra è effetto rosa, però vi assicuro che si vede molto di più se non ci date ovviamente un'altra base di burro cacao. E questo è molto molto bello, mi piace un sacco anche questo. Basta vedere la mia faccia. Questi sono morbidini, danno idratazione, danno anche colore, però non dura tantissimo, quindi ve li metto questi. Danno più idratazione ma sono più pastosi. Questi invece danno idratazione, sono molto morbidi, però dura di meno l'idratazione, dovete riapplicare, quindi vedete un po' voi quale vi piace di più, come vi trovate meglio. Io mi sono trovata bene con tutti, sono tutti i miei preferiti, sono molto contenta, molto contenta. Spero che il video vi sia piaciuto in qualche modo. Potete mettere la mia collezione, sì, la mia collezione di burri di cacao. E mi piacciono un sacco. Io sono una patita di burri di cacao fino da ragazzina, che usavo la vecchia versione di questo, il Soft Rosé della Labello, e usavo il Micconi della Labello. Infatti sono tornata un po' indietro. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commentino sui burri cacao, le pomate che usate voi. Iscrivetevi al canale. Vi mando un grosso bacio burro cacaoso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!